E adesso è arrivato il momento di Lorenzo Valeriani, quindi continua questa settimana in compagnia del coro San Leonardo di Ortona. Yeah.
Allora, eccoci tornati in sala, ancora qualche minuto di pausa per la Corale San Leonardo, però noi abbiamo ingaggiato questo meraviglioso chitarrista Tiziano Marzetti che, insomma, oltre a suonare canta pure ed è complicato. Mi permetti la battuta? Quelli con pochi capelli sanno fare tutto contemporaneamente, ecco, e lo sanno in pochi, lo dico io. L'ho notato anche il tamburo. Come no, ho visto, ogni tanto hai perso il ritmo, ma può accadere, si scherza Tiziano. Insomma, bella esperienza. Sì, sì. E che vuoi che ti dica? Fino a qualche anno fa, per qualche anno ho fatto proprio il direttore. Mentre facevo tutto questo dirigevo pure loro. E poi che è successo? E poi è successo che mi sono reso conto che non può essere. Non potevi fare tutto. Mi sono tirato indietro e ho detto io, troviamo una maestra, un maestro, e io faccio solo il chitarrista. E così ho fatto. Da tanti anni, mi diceva il presidente. Sì. In mezzo alla mischia. Sì. Ma l'associazione non è che fa solo questo. Abbiamo fatto teatro, manifestazioni della passione del periodo di Pasqua, abbiamo fatto sfilate di mode, di abiti da sposa d'epoca, indossati da giovani. Il teatro l'ho detto, qui a Sant'Antonio, come ha detto il presidente. Che va alla grande, è un po' di tutto questo. Per tenere vivo il paese, poi la contrada. Ho inventato una manifestazione, siccome io non sono, faccio altro genere di musica, no? Tipo di genere? Genere pop, blues, altre cose, insomma. Abbiamo inventato una manifestazione per coinvolgere i vecchi e i giovani, all the young, con musiche moderne, per far cantare un po' l'uno, un po' l'altro. Abbiamo fatto una manifestazione in piazza. Una contaminazione vera e propria. Sì, sì, all the young, questo è famoso per noi. Ben riuscita, immagino. Benissimo. Yeah.
L'aneddoto migliore che puoi raccontarci di questa associazione, un evento? Sì, non è un evento, ma è una frase che mi piace ripetere ogni tanto. Il nostro coro, ad esempio, non è perfetto. Hai detto che andiamo qualche volta fuori tempo, fuori noto, fuori quello no, che... No, ma era una battuta per, sì, sì, per evidenziare così. Che polistrumentista. Però a noi ci piace inventare qualcosa che gli altri non fanno, non abbiamo le voci perfette degli altri, ma noi diciamo che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Questo è il nostro motto. Il motto per incentivare sì. anche i più giovani che sì. tra poco andremo a conoscere, Bravo. Perché ovviamente bisogna tramandare la passione esatto. per i canti, per il ballo, esatto. ma anche per esatto. la musica e lo strumento in particolare, lo strumento principe esatto. è la fisarmonica, credo, esatto. insieme all'organetto. Esatto. Tu hai provato mai a suonarlo? No, quello no, però è successo che altre volte mancava la fisarmonica, mi sono inventato l'armonica a bocca. Ah, bellissimo. E quindi ho sostituito la fisarmonica con l'armonica. Con risultati immagino lusinghieri. Le canzoni di Natale, i risultati sono stati proprio, mi sono piaciuti, ma non so. Già. Benissimo, grazie, grazie al maestro Tiziano Marzetti grazie. Per questa intervista. Adesso mandiamo anche lui a riposare perché... tra un po' dovrà tornare per stare sulle corde, ma con la tensione giusta, quella più bella. Non cambiate canale, rimanete con noi, ancora il coro San Leonardo qui di Ortona e poi insomma conosceremo altri protagonisti dell'associazione. Thank you.
quadriglia, mi aggancio. Attenzione alla quadriglia, la troverà. Attenzione, adesso, via, occhio.